Non esiste Romagna senza la piadina. La prima cosa che faccio è metto la farina sul tagliere, poi l'allargo, metto lo strutto, il lievito per torte salate, sale e impasto il tutto con latte, sino a quando non ho amalgamato tutto. Una volta amalgamato il tutto, faccio delle palline, un etto ciascuno. Nel frattempo accendo il fuoco. Io uso il testo, ma chi non ce l'ha usa una padella antiaderente. Col mattarello cerco di farle tonde, sottili mezzo centimetro. Una volta caldo il testo, metti la tua piadina, la fori con la forchetta e nel frattempo la giri. È importante anche schiacciarla perché sei sicura che cuoce bene. Quando vedi che ha quel bel colore dorato, lo giri. Una volta solo perché altrimenti si secca. Di solito 5 minuti da una parte e 5 dall'altra. A questo punto la togli dal fuoco e la tagli a spicchi.